discussione si è fatta ancora più interessante perché ha introdotto anche l'altro pezzo, che è il rapporto tra politica e social, che è una discussione che il ministro Minniti pochi giorni fa ha portato alla ribalta dicendo che non utilizzava i social. E invece questo tema è un tema importante. Io penso che la politica stia utilizzando i social un po' come faceva la vecchia politica quando faceva la stampa e propaganda. Vi ricordate i manifesti dell'ADC dove i comunisti mangiavano i bambini differentemente? Secondo me li mangiavano un po', Lei dice? E differentemente quelli del Partito Comunista. Renzi li ha usati molto i social. Sì, però non è arrivato appunto, lo facendo stesso... stampa propaganda. Lui diceva un'altra cosa, che è l'utilizzo dei social, quindi per esempio i blogger, che cosa fanno? Fanno, uso un termine desueto, mi rendo conto, egemonia culturale, cioè insinuano un pensiero, che è una cosa diversa dalla stampa e propaganda. Allora, la politica riesce a fare questo, dovrebbe utilizzare anche i social per fare questo. Qual è il problema? Io non penso, mi riferisco a Ricci, ho letto della Leopolda oggi, i millennials sul palco, io non penso, e facciamo conto di essere dalla stessa parte, visto che siamo tutte e due di sinistra forse, no Ricci? Forse. Io non penso che quei giovani noi li affasciniamo dicendo c'è il potere, che era il concetto della rottamazione, prendiamo il potere, ma li affasciniamo se gli facciamo capire che possiamo cambiare il mondo, e un'altra volta sarò desueta con un linguaggio anni 70. Allora, per fare questo, ma potrebbe tornare di moda diverse cose. Speriamo che la politica non segua le mode. Ma no, ma è una sconfitta se torna di moda. No, se torna di moda alcune cose, lo sa cos'è? Non sono corsi e ricorsi storici. È perché quelle cose conquistate in quegli anni lì, adesso quei giovani che scendono in piazza con i lavoratori hanno la sensazione di perderle. Ma perché se non hai più diritto, c'è stato mezzo secolo ma fa, non è cioè questione, archeologia politica, ma non dai. C'entra neanche questo paese, non c'entra, no, mi fa finire un attimino il ragionamento. Allora, io si parla a quei giovani, se gli dai un'idea di società differente, se gli dai delle soluzioni, allora puoi utilizzare i social, senza i quali penso non sia possibile oggi fare politica, o altri strumenti come la televisione. Secondo me, altrimenti non è possibile, perché non è vero che non votano quei giovani, potrebbero votare altro. Allora, che cosa hanno detto il Movimento 5 Stelle? Molti votano il Movimento 5 Stelle. Che cosa ha detto Di Maio al PD? Non l'ha detto a noi, l'ha detto al PD e poi arrivo a noi. Ha detto, mi prenderò i vostri giovani. Prenderò i giovani del PD. Qual è la nostra ambizione? Ed è la cosa che cerco di spiegare, spiegare a Ricci o altri miei ex compagni di partito. Guardate che l'ambizione nostra è di creare un'alternativa, perché i voti che usciranno dal PD noi non li prendiamo se siamo alleati al PD, ma li prendiamo se siamo un'alternativa al PD. Questo e se li prendiamo vero. Noi con l'alternativa non voteranno Movimento 5 Stelle. Quindi non è vero che noi lavoriamo contro il PD. Ma siete sicuri di prendere i voti dei 18 anni parlandogli dell'articolo 18? E se non avessi questa ambizione, perché dovrei continuare a fare politica avendo due figli piccoli? Gianluigi.